Siamo con la pittrice Maria Pia Saccinto. Allora, questo è un quadro qui esposto oggi all'atelier, un quadro che ha fatto lei, cosa rappresenta? Allora, questa è una tecnica molto antica ma moderna, perché si tratta di un monotipo ed è, fa parte delle tecniche calcografiche. Praticamente c'è una composizione sul fondo che viene dipinta su vetro o perspex o altri materiali e poi trasferita sulla carta con un rullo, con una pressione, e praticamente disegna, queste sono delle foglie, come si vede qui, delle felce, delle foglie raccolte qui nel giardino e poi unite dopo la stampa a creare un fiore, una rosa, un bicchiere, altri fiori e altri elementi decorativi. Ed è una tecnica che descrive e non descrive, lascia libero lo sguardo di interpretazione delle varie forme che ci sono. Naturalmente questo è un lavoro che emerge dopo un periodo di trasformazione, perché si parte sempre dal figurativo per poi cominciare a liberarsi del tratto, a pulirsi e far emergere la forma e in modo concreto e non descrittivo al massimo. Quanto tempo ci vuole per fare un quadro? Quanta pazienza c'hai? Allora, la tecnica è piuttosto veloce perché si secca, quindi nel giro di un'ora per l'olio deve essere subito ristampata, diciamo. Poi sul foglio si può continuare a lavorare, e quindi diventa un quadro a tutti gli effetti, però l'imprinting deve essere immediato. Ecco perché si fa su tela o su fogli di carta pesanti, e per esempio l'acrilico è un po' difficile usarlo, a meno che non si fa un quadro ipermaterico, perché l'acrilico asciuga subito e quindi ci vuole una cosa.